Ciao a tutti, ecco di ritorno il Pennywise. Quest'oggi video sulle letture del mese di settembre. Ho letto 4 libri, però in questo video ne presenterò solo 3. Fine video vi spiegherò perché. Parto subito senza perdere tempo. Partirei subito da una lettura una lettura che non mi ha pienamente convinto. Sto parlando di L'animale d'allevamento di Kenzaburo Oe. Edizione del Sole 24 Ore, soliti raccontini. La storia è un po' sempre quella. Kenzaburo Oe, se si pronuncia così, premio Nobel per la letteratura. Animale d'allevamento del 1958 è detratto da Insegnarci a superare la nostra pazzia, una raccolta di racconti. Abbiamo un aereo che cade nei pressi di un villaggio fatto di gente speciale, fatto di agricoltura e fatto di apparenze. Da questo aereo sopravvive un soldato di colore che verrà catturato dagli adulti di questo villaggio e tenuto prigioniero. Ciò smuoverà l'attenzione di tutti i bambini del villaggio che saranno incuriositi dal nuovo individuo, un individuo strano, un individuo particolare, che non è comune alla vita quotidiana, di un villaggio così di nicchia. Questi bambini accudiranno questo individuo, che viene, definito come un oggetto, viene definito come un gioco, un giocattolo lo accudiranno in una maniera ingenua, in una maniera semplice e spontanea. Per questo, questo racconto è incentrato su quello che è il cambiamento. Il cambiamento è il passaggio da l'infanzia a la vita più matura, la vita dell'individuo uomo. Sotto certi punti di vista non mi ha convinto, uno per la scrittura che ho trovato un po' macchinosa e due per alcune scelte narrative, secondo me azzardate. Ci sono alcune scene dubbie che non mi hanno convinto pienamente. Il finale è molto crudo, per questo ho dato 3 stelline su Nobi. È un racconto che mi sento di consigliare esclusivamente per gli appassionati della letteratura giapponese. Per il resto, secondo me, c'è ben altra roba da leggere che è sicuramente più valida di Un questa. libro invece che mi ha convinto, cosa che già mi aspettavo, è Lo scheletro che balla di Jeffrey Deaver. Edizione rovinatissima, vissutissima. Jeffrey Deaver, non ha bisogno di presentazioni, è il mago del thriller e questo è il secondo romanzo della serie dedicata a Lincoln Rhyme. Avevo già letto Collezionista di ossa che mi era piaciuto un sacco e Lo scheletro che balla ha riconfermato le mie impressioni. Romanzo del 1998. In questo romanzo abbiamo un jet privato che esplode magicamente durante il volo, e un assassino ingaggiato su commissione. Dall'altra parte abbiamo il nostro Lincoln Rhyme, il nostro investigatore paraplegico, che, aiutato da Amalia Sanche, Sellito e Delroy, cercherà di anticipare in una partita fatta di astuzie le mosse appunto di questo scheletro che balla, di questa figura ingaggiata per uccidere determinate persone. La scrittura di Deaver è come sempre scorrevolissima, leggera, e nonostante i suoi romanzi non li reputo dei capolavori, sono sicuramente dei romanzi che sanno intrattenere e rilassano in una maniera indescrivibile. In questo romanzo viene anche approfondito il rapporto Lincoln Rhyme a Amalia Sanche. Ho trovato la scelta molto, molto azzeccata. Ed è sicuramente una serie di libri che voglio consigliare, uno, agli amanti di genere, due, a chi il genere non lo mastica, perché tra un libro e l'altro, soprattutto quando fate letture pesantissime,
Questa è la soluzione per rilassarsi. La soluzione per rilassarsi. Jeffrey Deaver, come sempre promosso, è straconsigliato. Infine, mi accingerò nell'arduo compito di parlarvi di un'opera che mi ha scioccato per molti aspetti. Di Gipi, l'omnibus pubblicato da Coconino. Sto parlando di un fumetto di un autore nostrano. Non avevo mai letto niente per quanto riguardava la fumettistica italiana e questa è stata la mia prima opera appunto di un autore italiano. Sono rimasto piacevolmente sorpreso da un'opera che ho acquistato dopo aver visto un'ottima recensione che mi aveva incuriosito Non nascondo che ho avuto la necessità di rileggerla più volte. Infatti l'ho letta subito dopo averla finita, nel giro di 4 giorni l'ho letta 2 volte, per comprenderla appieno. Gipi è sicuramente un autore ironico, un autore fuori dalle righe, che ci fa sbellicare dalle risate. Ma non per questo. Ci troviamo davanti a una lettura vuota, priva di contenuto. Anzi, sono 3 opere contenute nell'omnibus Esterno Notte, che sono racconti di esperienze vissute in prima persona. Esse, una storia dedicata alla memoria del padre, e La mia vita disegnata male, forse l'opera più riuscita. Volevo farvi vedere un attimino quanto possa essere scioccante vedere i disegni di quest'autore. Mi ero segnato la pagina. Non so quanto si possa vedere, ma sono veramente dei disegni fuori dal comune. Non avevo mai visto dei disegni del genere. Ci si mette un po' ad abituarsi. Gipi ci invita a non vivere la vita con superficialità, a ridere, ci insegna che si può ridere delle disgrazie e in qualche modo ci esorta a andare avanti nella vita quotidiana. È sicuramente un'opera che dovete prendere, anche se non siete amanti del fumetto. Perché sotto certi punti di vista può essere veramente illuminante. Poi, 2 parole sull'edizione. È un'edizione fatta decentemente e che costa poco, perché costa 11,90 euro e contiene la bellezza di 3 opere per 367 pagine. È stato anche uno dei motivi che mi hanno spinto all'acquisto. Cercherò sicuramente altre opere di Gipi e sarà sicuramente un autore che cercherò di approfondire in tutte le sue sfaccettature. So che potrebbe essere stata una chiacchierata piuttosto confusionale, ma vi posso assicurare che parlare di Gipi non è facile e potrete constatarlo in prima persona. Infine, non vi ho parlato di un libro, per un semplice motivo. La mia prima lettura del mese di settembre. Sto parlando di 22.11.63, che però ho recensito per il canale delle Creature della Notte. Quindi, appena editeranno il video, probabilmente vi metterò il link sotto. Quindi, per chi fosse interessato, se lo può andare tranquillamente a vedere nel loro canale. Per i libri di settembre è tutto. Non so quando ci sarà il prossimo video. Perché sto leggendo Infinity Jest di Wallace che mi sta togliendo un sacco di tempo, perché è una lettura complicatissima e tra le più complicate che mi siano capitate sotto mano. Per il momento vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!